I bambini con malattia oncologica hanno bisogno di condurre una vita normale, pur durante le cure e i necessari ricoveri. Per questo a Catania sta nascendo Wonderlad, un luogo unico e magico progettato da Frontinterrane Architects, lo studio vincitore del concorso internazionale di architettura Lad Project for Wonderlad. La casa, al fine di accoglierli e favorirne l'interazione e l'integrazione con il mondo esterno, sorgerà su un terreno di 12.000 metri quadri messo a disposizione dal comune di Catania. Avrà una superficie coperta di 1.870 metri quadri e sarà dotata di uno spazio polifunzionale dedicato alle più svariate attività. Credo che sia un progetto veramente innovativo perché vuole unire quello che è il mondo del malessere, della sofferenza, della malattia a quello che invece può essere uno stato di benessere attraverso l'esaltazione delle qualità, i punti di forza dei bambini e delle famiglie che devono affrontare questi momenti molto difficili, perché nel momento in cui il bambino e il genitore sono portati a concentrarsi sui loro punti di forza, che è la creatività, l'essere attivi, tutto quello che per loro è la normalità e la quotidianità, naturalmente questo restituisce anche una forma di vitalità che sarà solo d'aiuto ad affrontare i momenti difficili. A meno di un mese dall'avvio dei lavori, l'intera struttura del primo blocco di 748 metri quadri, che sarà dedicata alle attività diurne, accoglienza, uffici, laboratori, servizi e cucina con refettorio, è già stata realizzata dalla Canducci Group grazie ad un'innovativa tecnica costruttiva XLEM e si erge sul terreno di 12.000 metri quadri. L'edificio avrà un rivestimento esterno in alluminio ed un isolamento in sughero, che in parte rimarrà a faccia vista, garantendo all'edificio le migliori prestazioni bioclimatiche ed un basso impatto ambientale. Sono orgoglioso di come Catania abbia reagito a questo stimolo positivo. Un gruppo di persone, diciamo, animate da un intento di occuparsi di coloro i quali soffrono, in particolare dei bambini malati in un modo grave e serio, hanno coinvolto centinaia di persone, ognuna delle quali ha donato qualcosa, con un progetto dal punto di vista dell'architettura moderna, contemporanea, di straordinaria bellezza, ma soprattutto un progetto in cui ragazzi malati e le loro famiglie potranno trovare un sorriso, un'accoglienza. Catania si colloca con questa iniziativa tra le più belle città italiane in cui realizzare un'azione di pensare positivo, di spirito, di solidarietà, ma anche di bellezza architettonica. Sono orgoglioso che siamo arrivati a questo punto e grazie a chi ha voluto realizzarlo.